Salve a tutti, sono Seba Chan ed è come di nuovo tra voi. È la ventesima volta che faccio questo video, spero di potercela fare. Prima mi hanno chiamato, poi ho dovuto scrivere delle cose, quindi spero di potercela fare questo dannato video. Allora, eccomi nuovo tra di voi, scusatemi se non ho fatto recensioni, cose varie, ma è stata una cosa e l'altra, poi sono stata anche rimandata, ho dovuto studiare, quest'anno sono in quarta, quindi niente, non ho potuto fare molte cose perché era impossibilitata. Quindi volevo farvi una recensione o comunque mostrarvi tutti i manga, le serie che ho acquistato da agosto fino ad oggi. Sono serie nuove che sono uscite da poco in Italia, serie già concluse, serie in corso, che comunque ho trovato a metà prezzo. Ho una pila di manga, spero di potercela fare a fare la recensione in un video. Ed iniziamo. Allora, iniziamo da Vampire Knight. È uscita da poco la notizia, anche su Shoujo Love l'ho letta. E, per i fan di Vampire Knight, spero che faccia piacere che comunque uscirà un nuovo capitolo extra della serie, quindi 18 volumi. Avranno poi un capitolo extra, infatti poi esce anche il 19° volume e un'altra light novel. Quindi questa è la seconda light novel e ne uscirà una terza. E ha per copertina zero, meno male. E niente, allora, ho comprato questa light novel, che è la seconda che è uscita. Attualmente ce ne sono due, a breve uscirà la terza. E questa light novel non l'ho ancora letta, io ho letto la prima, quella lì del Cavaliere Blu, Ghiaccio Blu, mi ricordo come si chiama, che è veramente bella, che ha per protagonista Aido e poi c'è un'altra storiella. Questa qui non l'ho letta, ci sono varie storie, credo. È una per protagonisti la Night Class, poi ci sono tutti gli altri, non mi ricordo bene i nomi, scusatemi. È da un po' che non leggo Vampire Knight, ho comprato da poco il 17° volume che è lì che devo leggere, quindi niente. E niente, questa light no da queste light novel non vi aspettate magari quelli, chissà quale linguaggio tipo libro, ma sono light novel tipo fanfiction, almeno io l'ho trovata così. Poi la cosa bella è che hanno anche queste pagine a colori, così. E il prezzo della light novel è di 9,90 euro. Vuol dire che come prezzo non è malaccio, è buono, anzi, pensavo di peggio. Io ho visto le nuove light novel della J-Pop che costano un po' 12 euro, ma sono veramente belle. Io ho visto le light novel di Toradora e sono veramente belle, una cosa fantastica. E niente, in queste light novel sono presenti anche delle immagini inedite disegnate apposta dall'autrice per questa occasione. Veramente bella, se avete la possibilità compratela perché merita. Poi sono dopo anche vari tempi, mi sono arrivati i volumi originali giapponesi di Vampire Knight. Ho i volumi in italiano, però per mia curiosità volevo leggermi un volume in giapponese perché volevo vedere com'era. E poi mi piacerebbe più avanti fare un video di differenza tra i manga giapponesi e i manga italiani. Se uguale della manga giapponese italiani, per dire Vampire Knight giapponese, Vampire Knight italiano, sotto l'aspetto della grafica, varie cose, lettering e via dicendo. Poi di serie ho comprato The Gentleman's Aliens Cross di Arina Tanemura, prendo i primi due volumi perché sono nella parte più alta della mia libreria, non c'avevo lo sbatti di tirarlo giù. Era l'unica serie della Tanemura che mi mancava. Ero curiosa di leggerla, c'è chi me la consiglia, chi no, però io sono dell'idea che su tutte le serie, a me se me ne manca una, tanto vale prenderla. Mi piacciono, non so questa esattamente di cosa parla, però mi piacciono molti disegni perché sono a un tratto leggermente più maturo rispetto a Full Moon, che sono veramente belli. A me il tratto di Arina Tanemura piace tantissimo, soprattutto nelle sue ultime opere come La spada incantata di Sakura o quelle nuove che stanno uscendo su Margaret, sono veramente belle, molto più mature. Poi sono contenta che Arina Tanemura non pubblica più su Ribbon, ma su serie, su case, sì, su case, su riviste un po' più mature. Infatti sta pubblicando il suo primo josei e è una cosa mi piace parecchio perché sono proprio curiosa, secondo me è un'attrice che vale molto. Quindi vale la pena. Poi ho comprato finalmente, cioè ho comprato, ho fatto lo scambio, ho dato via Nami da Usagi e ho preso Strawbedge. L'ho letto tutto e Strawbedge è veramente veramente bello. Paragonato a Nami da Usagi è nettamente superiore perché Strawbedge è anche, vabbè, per le tematiche in parte, però anche il modo in cui l'autrice narra.
Tutti i personaggi sono protagonisti, non c'è solo come nell'altro, solo lei che si fa 40.000 seghe mentali per il ragazzo e poi dal quinto volume si mettono insieme, scusate lo spoiler, si mettono insieme, poi hanno problemi, bla 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 bla. Qui invece si metteranno insieme, altro piccolo spoiler, molto più tardi. Però ci sono anche vari capitoli extra dedicati agli altri vari personaggi, tutti svolgono un ruolo veramente importante. Infatti, ognuno ha il suo ruolo, poi i disegni sono veramente belli, i disegni di Yosaki Saka sono un qualcosa di stupendo. Infatti stavo cercando qualcosa, ma cioè, sono veramente belli anche i ragazzi. Poi Yosaki Saka negli spazietti dei Free Talk è simpaticissima, cioè mi fa scassare, quindi boh, io ve lo consiglio questo manga se volete leggerlo. Ah, dimenticavo, The Gentleman's Alliance Gross costa 4,30 € volume, non tutti i volumi sono disponibili, alcuni sono esauriti, scusate. E niente, invece se volete prendere sto badge, che comunque ve lo consiglio, veramente bello, per i primi tre volumi sono 4,30 € invece per gli altri volumi che sono più spessi 4,50 €. Sempre della stessa autrice, ho comprato anche Aoharu Ride, se l'ho pronunciato giusto, comunque un passo da te. Anche questa serie ho letto solo il primo volume, anche il tratto è nettamente migliore, è fantastico. Tutti me ne hanno parlato molto bene, ho letto il primo volume, sì, è carino, però mi aspettavo un qualcosa di più. Cioè, come serie è bella perché vediamo una protagonista diversa, che non ha sempre tutti i soliti amici, deve un po' cambiare, si adattare alle apparenze, cioè è un manga basato tanto sulle apparenze. Questo primo volume non è che non mi ha convinta, però mi aspettavo un qualcosa di più dato che tutti ne parlavano così bene. Però adesso, poi fra 2 mesi uscirà il secondo volume, quindi voglio proprio vedere. Ah, 4,50 € volume, quindi vedremo. Poi ho comprato Shugo Chara. Hugo Chara, manga delle Peach Pit. Io ho già letto Rose Maiden delle Peach Pit, che mi è piaciuto tantissimo. Ho letto anche i primi capitoli di questo manga che mi aveva prestato una mia amica, adesso ho tutta la serie. È un manga veramente particolare perché, anche se per dire, è stato serializzato su Nakayoshi, che è una rivista per ragazzine tipo Ribbon della Shueisha, e nonostante sia indirizzato a un pubblico di ragazzine e bambine, è molto bello e l'ho trovato maturo, cioè maturo, no? Non è molto maturo, però nel senso per chi è stato indirizzato è maturo, è veramente bello, anche tutti i personaggi hanno una loro parte, poi i disegni sono veramente qualcosa di stupendo. Cioè a me le Peach Pit piacciono tantissimo come autrici di manga shoujo, sono veramente belle, brave, mi piacciono tantissimo. Quindi compratelo assolutamente, Shugo Chara, poi potete anche vedervi l'anime se non siete certi, compratelo perché è veramente veramente bello. Poi ho comprato Alice Academy, Gakuen Alice, non so come chiamarlo, ho preso i primi 2 volumi di questa serie, che avevano fatto anche l'anime, mi ricordo. Anche questa mi piace molto, io fortunatamente. Ho la fumetteria che aderisce all'Alice Point. Quindi ho comprato i primi volumi scontati e in versione variante. Quindi non so, cioè, vabbè, non so, la coperta è variante, invece sotto è il normale. Quindi mi trovate anche in edicola solo così, o comunque in fumetteria con sovracoperta così in versione normale, oppure li potete trovare nella variante edition solo nei punti aderenti alle fumetterie. È un'iniziativa che ha fatto la Gon e che mi è piaciuta veramente tanto per valorizzare questa serie. È una serie che ricorda molto Rossana, Kodomo no Mocha, però c'ha l'elemento fantasy, abbiamo questi protagonisti, questa ragazzina che per seguire la sua migliore amica si ritrova in questa scuola, va in questa scuola dove ci sono tutte queste persone che hanno dei poteri particolari, lei successivamente scoprirà di avere anche lei un potere, poi più avanti sbuccerà l'amore, varie cose. Comunque all'inizio partiamo da un pubblico di bambini che frequentano le elementari per crescere piano piano. Bene, rimangono ancora pochi minuti, quindi preferisco fermare questo video per parlare più con calma degli altri, così non faccio troppo di fretta. Per questi manga che ho vi ho linkato, se avete qualcosa da dire, opinioni, robe varie, prezzi, volete sapere qualcos'altro, commentate nel box sotto, scrivete tutto quello che volete, io sono qui. Ci vediamo nel prossimo video.